ottobre 2016, Gianni Colacione per Libre TV. Siamo nella sede del settimo municipio, che come sapete seguiamo, di cui seguiamo i lavori del Consiglio, nell'ufficio della Presidente Monica Lozzi. Facciamo questa intervista dopo qualche mese, dalla prima intervista poco dopo l'insediamento che avevamo fatto. È un po' come un piccolo tagliando a questa presidenza del settimo municipio, che ricordiamo è un municipio molto popolato, probabilmente il più popolato di Roma, sono più di 320.000 persone, quindi insomma con molte difficoltà, anche perché è un territorio molto eterogeneo. Ecco, parliamo di alcuni argomenti che sono un po' anche oggetto dell'agenda del sindaco, perché poi insomma è uno spicchio della città e il grande un po' si ripercuote anche nel piccolo come tematiche e problematiche. Ringraziamo ovviamente Monica Lozzi di averci accolto in questo ufficio per questa intervista. Allora, Presidente, le problematiche, le emergenze sono molte. Io vorrei fare un pochino un piccolo parallelo con l'operato della sindaca Raggi, un operato che insomma mi sembra abbastanza unanime, e anche lei in qualche modo ha detto che non è partito benissimo. Ci sono state alcune nomine su cui in qualche modo ci sono stati dei ripensamenti, e recentemente, mi sembra ieri se non sbaglio, è stata audita in antimafia. Ecco, vorrei cominciare a parlare di questa cosa, cioè in antimafia la sindaca Raggi ha parlato del patrimonio comunale. Si versa ovviamente parlando del pregresso in uno stato di pare abbandono totale per quanto riguarda il censimento delle opere, dei beni e degli immobili. Ecco, per esempio, per quanto riguarda il settimo municipio, qual è la situazione degli immobili che fanno parte nella disponibilità del settimo municipio? Penso per esempio per quanto riguarda i centri anziani e così via. Qual è la situazione? Allora, di patrimonio certo nelle disponibilità del municipio abbiamo le due sedi municipali e i centri anziani, e poi vabbè le scuole. Versano tutte in condizioni pessime a livello manutentivo, infatti stiamo chiedendo più fondi e fondi mirati proprio per la sistemazione delle sedi, perché è vero che i soldi, come si dice, si usa dire, magari sono pochi, però un'attenzione maggiore anche agli edifici pubblici dà un'immagine diversa del pubblico rispetto all'utenza. Per il resto del patrimonio pubblico comunale all'interno del municipio anche noi non abbiamo contezza, e il poco che noi riusciamo ad intercettare per segnalazione non sappiamo a chi è stato affidato, sulla base di quale titolo, spesso e volentieri sono titoli illegittimi, quindi sì, sicuramente bisogna rifare chiarezza sul patrimonio immobiliare comunale. Ecco, quindi insomma immagino che anche qui si soffrirà un po' delle carenze, diciamo, dei trascorsi, del pregresso, di un lavoro che probabilmente non è stato fatto per quanto riguarda il censimento, insomma anche contare e enumerare questi immobili, insomma. Una cosa poi volevo chiedere che riguarda l'assestamento, diciamo, del lavoro della Giunta, insomma, ecco. Per quanto riguarda il Campidoglio è stato un parto abbastanza complicato questo della Giunta, alcune nomine ancora sono in divenire, capo di gabinetto e così via, ci sono stati numerosi ripensamenti e probabilmente qualche problema di opportunità si è posto, magari tardivamente. Ecco, invece qui la Giunta del settimo municipio come sta lavorando? Noi stiamo lavorando molto bene, ognuno sta facendo il suo, diciamo che abbiamo spulciato il bilancio per raccogliere tutto ciò che era rimasto all'interno e poter fornire dei servizi. Generalmente ci sono dei tempi tecnici per gli appalti, quindi sulla manutenzione ordinaria che partiranno a giorni per coprire anche la manutenzione per il 2017 in attesa del prossimo bilancio. Nel sociale anche siamo riusciti a coprire servizi e a ripristinare anche i standard iniziali dopo l'assestamento comunale. Sicuramente le difficoltà che si trovano a livello comunale sono anche oggettive, perché là c'è un'esposizione non solo mediatica ma anche personale su determinate scelte, perché si vanno a toccare comunque degli equilibri molto delicati, dove non tutti sono disponibili comunque a metterci la faccia. Noi qua stiamo andando con tutte le difficoltà del caso, perché la macchina amministrativa è incancrenita e lo sappiamo, però c'è una buona collaborazione anche da parte del personale, quindi insieme stiamo ricostruendo l'amministrazione del settimo. I rapporti, diciamo, il collegamento con il Campidoglio com'è? Per esempio, c'è stato un evento che ha coinvolto, presumo, perché c'è stata anche un po' di segretezza, ma insomma, per quanto riguarda, io penso, gli amministratori del Movimento 5 Stelle ad Anguillara,
con la sindaca Raggi, poi c'è stato un videino che poi è sparito, non si capisce bene, ma insomma comunque c'è stato un gruppo di persone sorridenti, felici e pare abbastanza operose. Anche tu hai partecipato? Assolutamente no, credo fosse un incontro riservato ai consiglieri comunali e alla giunta comunale, il cosiddetto spogliatoio. Però ho richiesto anche alla sindaca di ripetere l'esperienza magari con i presidenti e la giunta, visto che dobbiamo rodare anche un po' di rapporti con loro, di coordinamento, perché noi dal territorio comunque abbiamo bisogno del loro tramite per tutte le competenze che riguardano il comune. Infatti io davo per scontato che insomma almeno i presidenti avessero partecipato, quindi non si sa neanche di che si è parlato, se era un seminario, se era una cosa per mettere a punto alcune decisioni. Non lo so, credo sia stato semplicemente per fare gruppo e quindi anche tra loro individuare delle strategie di coordinamento per l'azione politica a livello comunale. Uno dei problemi ovviamente annosi di questa città, uno dei tanti, è il problema dei trasporti e che è parallelo a quello dei rifiuti. Anche seguendo il municipio, qui con i lavori del Consiglio Municipale, Libri TV e gli ascoltatori di Libri TV sono venuti a conoscenza di un tentativo di razionalizzazione. Poi, quindi, dire questa parola, cerchiamo di capire appunto con te cosa vuol dire razionalizzazione delle linee per quanto riguarda i trasporti. Ecco, però, razionalizzazione c'è il timore, soprattutto per l'utenza, che voglia dire riduzione. Allora, ad oggi non ci sono progetti di razionalizzazione proposti dal Comune. Ciò che è stato fatto finora e di cui abbiamo preso atto è che c'erano già dei salti di corsa dovuti alla carenza dei mezzi che noi abbiamo semplicemente messo in trasparenza, cioè reso edotto il cittadino che se salta la corsa non è perché salta la corsa ma perché manca effettivamente il mezzo per poterla fare. Sicuramente noi stiamo raccogliendo sul territorio le istanze di tutti i cittadini laddove ci sono carenze di linea, poco passaggio del mezzo pubblico, mancanza proprio del mezzo pubblico, proprio per poi chiedere un tavolo di confronto con l'amministrazione comunale sulle tematiche specifiche del settimo, ma ad oggi non ci sono arrivate richieste di razionalizzazione. Abbiamo visto che anche lì tramite videini dell'assessore ai trasporti Meleo, se non sbaglio, che sono arrivati dei mezzi pubblici nuovi. Ecco, qualcuno di questi entrerà anche qui in servizio in questo momento. Me lo auguro perché è vero che al centro di Roma ci sono i turisti, ma nelle periferie ci sono i cittadini romani che pagano le tasse. Quindi mi auguro che non solo gli autobus nuovi arrivino anche nelle aree più periferiche della città, ma ad esempio anche le nuove assunzioni di cui ho sentito parlare, magari arrivino qui, oppure il personale più giovane del nuovo concorsone della polizia locale possa essere intravisto anche nelle aree periferiche. Sì, giustamente come dici tu, ci sono i cittadini che oltre a pagare le tasse votano anche le amministrazioni, quindi vorrebbero vedere poi vedere i risultati ovviamente. Ecco, per quanto riguarda invece i rifiuti, la raccolta rifiuti, da ormai credo un annetto è stata avviata in questo municipio la raccolta differenziata. Ovviamente è una cosa che si deve affinare un po' col tempo, deve rodare, deve prendere, però insomma ormai è passato parecchio tempo, a che punto stiamo? Allora, diciamo che io abito proprio in una di quelle zone, quindi abito nelle zone extra grado, che ha preso piede da circa un anno la raccolta differenziata. Ci sono alcune criticità perché a volte c'è, magari saltano dei passaggi, delle cose dovute però alle problematiche generali di tutta la regione, delle aree di raccolta che poi a un certo punto non riescono più a sopperire le esigenze e quindi si rallenta nella raccolta. Però in generale, almeno per la mia esperienza personale, le aree che hanno la raccolta differenziata sono sicuramente molto più pulite di quelle che hanno ancora la raccolta stradale con i cassonetti, che anzi diventano la discarica dei quartieri adiacenti. Sì, no, io infatti chiedevo questo sia per sapere un pochino il punto, diciamo, a che punto stava il perfezionamento della differenziata, sia perché ho ascoltato appunto la sindaca Raggi parlare di una tendenza, di un indirizzo politico, se così possiamo dire, verso il rifiuto zero, che poi da capire bene che vuol dire, mentre poi ho sentito anche l'assessore Muraro che ha parlato di una chiusura di Malagrotta che forse è stata un po' avventata, insomma, perché a Roma ancora serviva una discarica. Allora, a questo punto di vista, essendo l'amministrazione la stessa, volevo sapere un pochino cosa pensavi tu, insomma, qual era la direzione.
Allora, noi sicuramente andiamo verso la raccolta differenziata porta a porta, è normale che servono anche le strutture per poter poi mettere a reddito tutta la raccolta differenziata, quindi io penso che la Muraro dicesse è stata chiusa la discarica senza però una progettualità che permettesse la reale efficienza di un porta a porta, quindi il discorso è noi vogliamo andare sicuramente verso il porta a porta, ma serve tutta una serie di accessori che permettano di renderla funzionale il più possibile. Bene, quindi insomma poi vedremo un pochino, quindi nel tempo si affinerà ulteriormente. Poi ci sta questa grande discrepanza tra GRA e extra GRA all'interno del raccordo anulare, questo spicchio di città che è il settimo municipio è veramente molto diverso nel suo interno. Un'altra cosa che volevo chiedere è questa avviene arriva direttamente dall'ascolto, diciamo, dalla registrazione del Consiglio Municipale, è tutta la problematica che riguarda il commercio ambulante. Effettivamente su via Tuscolana i marciapiedi sono invasi completamente dal commercio ambulante, poi in parte legale, in parte illegale, abusivo, insomma. Ecco, c'è una tendenza a richiedere una collaborazione per una, diciamo, revisione totale, oppure in qualche modo si tollera la questione magari spostando altrove anche per i negozi che insomma ovviamente subiscono questa cosa? No, allora noi, il nostro indirizzo politico sul territorio è quello che sulle due vie consolari, cioè Appia e Tuscolana, non ci possono essere le bancarelle, sia legali sia illegali, perché proprio vai a confliggere con gli interessi anche di chi paga tasse in maniera più elevata e sul decoro della città. Abbiamo fatto anche una memoria, logicamente attualmente noi siamo obbligati a trovare una delocalizzazione perché non abbiamo nessuna intenzione di far perdere lavoro alle persone, però nel contempo vogliamo anche tutelare i cittadini che chiedono decoro da tempo. Su questo si sono già avviati dei percorsi anche a livello comunale, sono state fatte delle commissioni proprio per andare in questa direzione. Abbiamo attivato gli uffici e la polizia locale per poterci dare una mano ad individuare le aree più idonee dove logicamente il decoro deve essere rispettato, non è che le spostiamo e là fanno come vogliono, devo anche rispettare in collaborazione con la polizia locale ciò che il regolamento già definisce. Stazione Anagnina, ecco. Assolutamente no, la stazione Anagnina rientra anche in questa proposta di delocalizzazione perché là è fuori controllo. Fuori controllo soprattutto e anche perché loro non rispettano da regolamento previsto come licenza che devono pulire il loro spazio, loro devono avere un punto di raccolta, raccogliere ogni volta che producono immondizie e poi l'AMA passa e raccoglie, invece là viene lasciato tutto abbandonato nel piazzale e quindi logicamente l'AMA non può salire sullo sterrato a raccogliere l'immondizia. Continuando a parlare di commercio, un'altra domanda che volevo fare è che un pochino una parte di questa, della popolazione di questo municipio è coinvolta, è il trasferimento del mercato, diciamo, dell'Alberone. Allora, c'è stata tutta una lunga polemica che abbiamo seguito, tu eri consigliera, per quanto riguarda l'apertura del centro Appio, che doveva essere appunto, se non altro, servire appunto a eliminare il mercato su strada, insomma, lì all'Alberone, che veramente, insomma, dal punto di vista igienico, secondo i nuovi standard, una volta erano tutti così, oggi insomma è una cosa un pochino antiquata, obsoleta. Ecco, però i tempi vanno avanti, pare che questo centro Appio non sia stato progettato in modo idoneo e realizzato in modo idoneo per ricevere appunto i banchi o un mercato coperto. Ecco, qual è insomma i tempi e la situazione? Qual è? Allora, noi appena siamo entrati abbiamo subito cominciato un dialogo col Dipartimento, sia Simu che Pau, perché sono interessati entrambi per questa situazione. Erano fermi per una richiesta di variante da parte dei commercianti che dovrebbero entrare all'interno perché non entravano all'inizio tutti i banchi, non c'era una dislocazione a loro confacente. Ci siamo messi a tavolino, abbiamo cercato di sistemare il progetto adeguandolo un po' alle esigenze di tutti, logicamente non rimuovendo i lavori che erano già stati fatti e per i quali erano stati spesi soldi, quindi siamo arrivati, diciamo, a un progetto definitivo che sta per finendo l'iter dei permessi, che nell'arco di qualche mese, un paio di mesi, entro fine anno dovrebbe essere approvato, da lì parte il bando e dopo il bando i lavori, quindi nell'arco, se tutto fila liscio, i lavori di adeguamento del centro Appio. No, allora non era un adeguamento, praticamente attualmente c'era lo spazio libero non attrezzato per l'inserimento nel mercato, quindi non era stato realizzato il progetto perché era in corso una variante. Approvata questa variante
concordandola un po' con tutti, arriviamo al punto in cui bisogna approvare il progetto definitivo. Approvato il progetto definitivo, mancano pochi pareri, noi abbiamo espresso il nostro, si va a bando per la realizzazione dell'area, completamento dell'area, perché la struttura esterna c'è, e i tempi tecnici è 1 anno e mezzo, 2, questi sono i tempi tecnici. Bene, e un'altra cosa che la sindaca Raggi di cui ha parlato, che è stato appunto oggetto dell'audizione in antimafia, è un po' la questione nomadi. Noi in questo municipio c'è un campo, il campo della Barbuta, che spesso dà dei problemi da un punto di vista, insomma, di, non so se dire ordine pubblico, comunque incendi, poi è limitrofo all'aeroporto di Ciampino, si lamentano quelli dell'aeroporto, si lamenta, pare, anche l'amministrazione di Ciampino. Ecco, siccome, come giustamente ha detto la sindaca Raggi, si parla di Rom, ma molto spesso, cioè in gran parte sono italiani, sono cittadini italiani, ecco, che tipo di indirizzo su questo c'è? Cioè la chiusura dei campi, il superamento dei campi come indirizzo politico, come obiettivo, che poi ovviamente per raggiungerlo ci vorrà tempo. Allora, per quanto riguarda la Barbuta, essendoci anche una sentenza di tribunale che intimava al Comune di Roma la chiusura, si sta già avviando il percorso del superamento. In questi giorni si sta lavorando sul bando che per i primi mesi del prossimo anno dovrebbe essere pronto, perché la Barbuta sarà il primo campo che entrerà nel percorso di superamento. Logicamente là ci sarà poi un dialogo famiglia per famiglia. Quindi il raddoppio del campo è smentito? Assolutamente smentito. Noi stiamo lavorando proprio sulla chiusura ed è l'unico campo individuato proprio in virtù della sentenza, è quello della Barbuta, dove già ci sono dei fondi e quindi stiamo semplicemente mettendo a punto quali sono le strategie e cosa indicare nel bando per superamento. Quindi tra gennaio e febbraio del prossimo anno all'incirca dovrebbe partire il bando. Da poi che domani ho un incontro anche con tutte le forze dell'ordine, perché nella scorsa settimana ci sono state anche delle conflittualità etniche oltre ai roghi tossici che devono essere un po' tenute sotto controllo per l'incolumità delle persone che vivono. C'è una collaborazione con il Comune di Ciampino? Allora, il Comune di Ciampino non interviene all'interno della problematica del campo, è gestita da forze dell'ordine o da polizia locale solo dal Comune di Roma. Quello che stiamo cercando è di creare un raccordo proprio tra commissariato, carabinieri e polizia locale per rendere il controllo nella fase di passaggio il meno oneroso possibile, perché sappiamo tutti la carenza dei mezzi e di personale che hanno, e cercare insomma di facilitare il tutto e magari ridurre la problematica dei roghi tossici, che fondamentalmente potrebbe essere già ridotta quasi al minimo se l'AMA andasse a raccogliere l'immondizia prodotta e non i rifiuti, parlo di quelli, non parlo di carcasse di auto o gomme, ecco. Ma anche solo l'ordinario, se fosse raccolta almeno una volta a settimana, già si ridurrebbero gli incendi di molto. Passiamo dalle stalle alle stelle, dai rifiuti alla cultura. Abbiamo seguito un'iniziativa dell'assessorato alla cultura, meritoria, ieri o l'altro ieri, un dibattito sul referendum, quindi costituzionale, che ci sarà, l'abbiamo registrato, è pubblico. Abbiamo seguito anche un dibattito nel Consiglio per quanto riguarda, appunto ti chiedo, lo stato dell'arte, la riapertura del teatro di Villa Lazzaroni. E volevo chiederti una cosa in particolare, se ci sai dare delle, diciamo, gli aggiornamenti, per quanto riguarda i deportati del Quadraro. C'è una iniziativa culturale su Padre Gioacchino Rei che insomma riguarda la valorizzazione del patrimonio storico e di ciò che dagli archivi è emerso relativamente ai deportati del Quadraro, cosa che insomma storicamente non è stata mai molto sottolineata, evidenziata. Allora, qual era la domanda? Allora, la prima sì, non c'è problema. La prima, no, so io che ne ho fatte più di una, era sul teatro di... Ok, il teatro, giusto, il teatro di Villa Lazzaroni. Noi abbiamo dovuto chiedere uno stanziamento di circa 150.000 euro ancora per completarlo, nonostante ad oggi siano stati spesi circa 800.000 euro su quel teatro. Ma guarda caso la parte che ancora mancante era proprio il tetto, difatti pioveva all'interno. Noi per poterlo rendere fruibile alla cittadinanza logicamente dobbiamo necessariamente intervenire sul tetto, e quindi abbiamo chiesto circa 150.000 euro col quale riusciremo a terminare la copertura del tetto in modo che non piova all'interno e metterci almeno gli arredi minimi per poterlo rendere utilizzabile. Perché quello poi però la domanda anche è in... che ci hanno fatto con questi 800.000 euro le precedenti amministrazioni, quando di solito si parte sono tanto 800.000 euro, quando di solito si parte dal tetto,
magari qualche controllo e garanzia su questo andrebbe fatto. Per quanto riguarda invece la domanda successiva, che me la sono già dimenticata. Ok, era sui deportati del Quadraro. Deportati del Quadraro, sì. Noi siamo, già nella scorsa consigliatura era stato approvato un atto in cui sostenevamo l'attività di questa associazione che sta cercando praticamente i parenti dei rastrellati del Quadraro per fare un grande evento qua, per insomma rivalorizzare anche quel monumento a Monte del Grano che era stato messo all'interno. Noi come giunta abbiamo fatto una memoria di giunta in cui sosteniamo assolutamente questa iniziativa, speriamo che l'evento sia fatto nel nostro municipio, e so che a livello comunale anche l'assessore Bergamo se ne sta occupando. Perfetto, allora possiamo concludere questa intervista che insomma è stata, ha toccato parecchi punti, e ci daremo appuntamento di qui a un po' di tempo per vedere un po' come stanno andando le cose. Nel frattempo auguriamo ovviamente buon lavoro a Monica Lozzi, presidente del settimo municipio, e a tutta la giunta ovviamente. Grazie, arrivederci.